Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Eccoci, si comincia. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori migliori di oggi, ma anche uno dei migliori di sempre. Non importa quale sia l'avversario, un giocatore così non può che essere al centro dell'attenzione. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Il portiere la spedisce su. Danilo ha capito tutto. Morata, opportunità, grande intervento, vale come un gol. Bentancur, Usai, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sulla destra, Usai, di forza, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Qui può partire il contropiede. Bakayoko, calcio di punizione per il Napoli. Insigne, Petagna a sinistra con il passaggio, si fa trovare pronto e allontana il pallone. Bentancur, che grande avvio, ci stanno mettendo subito intensità e voglia di fare. Ecco Morata, Cuadrado. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Danilo. Arthur. C'è la palla lunga, in avanti. Cuadrado. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Danilo. Sicuri in fase di palleggio. Ed ecco il cross. No, nessuno arriva sul cross. Bentancur. Arthur. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Lancia il compagno in profondità.
Occasione. È calcio d'angolo. La difesa fa il suo. Prova il tiro. Va sul rimbalzo. Quadrado. Bonucci. Bentancur. Scodella in avanti. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Passaggio sulla destra. E trova il compagno. Chiellini riconquista la palla. Cristiano Ronaldo. Si libera alla grande. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Tenta di scavalcare la mediana. Zielinski la gioca sulla destra. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Provano a partire in velocità. Da lì può segnare. Cross a centro. Spazza via. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Arthur. Cristiano Ronaldo. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Prova a verticalizzare. Petagna. Zielinski. Lungo passaggio in avanti. Decide di non rischiare. Di Lorenzo. Bel gesto tecnico. Petagna. Pronto al tiro. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il Napoli ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Bentancur. Danilo. Ha calciato forte. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. Danilo è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Lorenzo Insigne cerca spazio. Riceve un pallone interessante. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Pallone lungo in verticale. Bonucci. Chiesa. Provano a ripartire da dietro. Chiesa. Non manca molto alla fine, siamo ancora sullo 0-0. Danilo. Bentancur. Allarga il gioco a destra. È davvero una bella serie di passaggi questa. La mette in mezzo. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Chiellini si è fatto trovare pronto. Bakayoko. Bonucci la fa sua.
Zielinski. La gioca a sinistra. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Può tentare la conclusione. La mette in rete. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Sembrava danzare sul pallone, ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Bernardeschi avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Si ricomincia dall'1-0. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Danilo. Scodella in avanti. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Arthur. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Calcio di punizione per la Juventus. Qui cercherà il tiro. Ha segnato. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova ad andare via con eleganza. Cross verso il centro. Ci mette una pezza. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Danilo. Non riesce a mantenere il possesso. Cuadrado. Lungo passaggio in avanti. Attenzione al tiro! E c'è il gol della Juve. Sono di nuovo in vantaggio. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. E passano in vantaggio.
I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Zielinski cerca un varco con un pallone lungo. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro a quarto uomo. Mertens può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Numero! Cross di Lorenzo Insigne. Spazza via. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. C'è la palla lunga in avanti. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. C'è Lorenzo Insigne. Bakayoko. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La mette sulla sinistra. E passa! Exibut la toglie dalla porta! Allontana il pallone. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Cristiano Ronaldo. Soltanto pochi secondi adesso. Bentancur ha già lasciato il segno oggi. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Bakayoko. Zielinski. Usai. Mostrano un buon controllo del gioco. Non c'è più tempo, finisce qui. Fa sempre male perdere. Fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio. Quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via.